Colui che è coraggioso è libero, affermava Seneca. Il coraggio di osare, il brivido di mettersi in gioco per raccogliere l'intera posta in palio. Diciamolo chiaramente, il Cosenza questa libertà non la possiede. La squadra, oltre ad essere fortemente distonica, vive con una recondita paura di perdere. Un complesso di inferiorità quasi insanabile, che non lascia spiragli positivi per il prosieguo del campionato. 12 finali per ottenere la salvezza, vero, il tempo c'è tutto. Ma se la matematica non condanna i lupi, è il gioco, o meglio il non gioco, che lo fa. Riavvolgiamo brevemente i nastri del match di Venezia. Buon primo tempo, tenuta fisica discreta e qualche occasione pericolosa. Sforzi premiati con merito nella ripresa, grazie al gol del pari, poi il nulla. Luce spenta e palla al Venezia, con l'obiettivo di difendere il punticino. Giocare per un pari, seppur con l'emergenza del caso, non ha più senso. Nonostante i limiti tecnici, i lupi dovrebbero mangiare l'erba con la disperata voglia di fare risultato. E invece il timore ha la meglio sulla grinta. È arrivato il momento di gettare il cuore oltre l'ostacolo, per provare a sterzare un campionato destinato al fallimento. Il meraviglioso pubblico cosentino dovrà supportare domani sera i ragazzi ad un successo scaccia crisi. Di fronte ci sarà il Cittadella, quinta forza del campionato. A vedere il bicchiere mezzo pieno, il punticino del Penso potrebbe essere utile se accompagnato da una vittoria. Dentro o fuori, insomma, un bivio ormai sempre più chiaro. Cerca continuità invece il Crotone. Il successo ottenuto sul sintetico di Chiavari, il secondo consecutivo, è un autentico colpaccio, ottenuto con sacrificio e cinismo. I Liguri si sono fatti rispettare per solidità e tenuta fisica, ma gli squali hanno domato con lucidità l'avversario fino a colpirlo letalmente. L'obiettivo adesso è quello di continuare ad alzare l'asticella. Ancora troppi infatti gli errori commessi da difesa e centrocampo. E una squadra che punta alla promozione diretta non potrà più permetterselo. Dal tour de force di questa settimana bisognerà uscire col bottino pieno. La continuità infatti è imprescindibile per mantenere il clima di serenità nello spogliatoio. Alle porte c'è l'impegno con il Pisa, che domani arriverà all'uscita per guadagnare punti pesanti in chiave salvezza. Energie fisiche e mentali rinnovate, aggressività e attenzione. Avanti su questa strada, verso l'Olimpo del calcio italiano.